Buongiorno, ben svegliati e bentornati a Prima di Tutto. Questa mattina, come ogni venerdì dopo la rassegna stampa, ritroveremo Pasquale Di Ferdinando e la rubrica dedicata a voi consumatori. Poi torna a trovarci il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, al quale ovviamente, se vorrete, potrete fare le vostre domande attraverso gli SMS. Ma cominciamo subito, vediamo che tempo farà nelle prossime ore e poi la rassegna stampa. Previsioni in Abruzzo. Al mattino nuvoloso con deboli piogge sulle zone montane, moderatamente nuvoloso sulle zone litoranee e collinari, neve oltre 1300 metri. Nel pomeriggio nuvoloso con deboli piogge sulle zone appenniniche, variabile sulle zone costiere, nevicate al di sopra dei 1300 metri. Tra sera e notte nuvoloso con deboli piogge sulle zone interne e sui rilievi, moderatamente nuvoloso sulle zone marittime, quota neve sui 1300 metri. Temperature stazionarie, massime comprese tra 10 e 13 gradi nelle conche Aquilane e Marsicane, tra 17 e 20 gradi sulle pianure adriatiche, venti deboli o moderati nord-occidentali, mari quasi calmi o poco mossi. In provincia di Teramo al mattino variabile con deboli rovesci di neve sulle aree montane, poco nuvoloso sulle aree litoranee e collinari, neve oltre 1300 metri. Nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui massicci appenninici, sereno sulle aree orientali, nevicate al di sopra dei 1300 metri. Tra sera e notte variabile con deboli rovesci di pioggia lungo il dorsale, sereno sulle aree adriatiche. Quota neve sui 1300 metri, temperature stazionarie, massime comprese tra 13 e 16 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 14 e 13 gradi sulle coste, venti deboli o moderati nord-occidentali, mari quasi calmi. Ed eccoci alla rassegna stampa di questa mattina. Iniziamo con il quotidiano Il Centro. Dalla prima pagina alla cronaca giudiziaria. Bancarotta, assolto Tancredi, il commercialista non favorì il crack, condannati tutti gli imprenditori. Giulianova, i controlli nelle scuole, il cane antidroga trova hashish e marijuana al Crocetti di Giulianova. Nelle cronache Roseto, uffici postali di due frazioni salvati dal TAR. Dunque, scongiurato il rischio chiusura per gli uffici postali di Cologna Paese e Montepagano. I conti della Team, costi paurosi per portare fuori i rifiuti. Calcio nel caos, il Giulianova non rinuncerà a giocare. Sulmona, suina, la febbre suina, un'altra vittima, muore anche la sorella della prima deceduta. Cronache nazionali ed internazionali, migranti, l'emergenza, gestione dei flussi con la Turchia, l'accordo è in bilico, contrasti sulla richiesta di altri 3 miliardi da parte di Ankara. La ricollocazione obbligatoria non piace ai paesi dell'est. La minaccia, Turchia chiusa l'ambasciata tedesca, allerta per un possibile attentato jihadista. Per Berlino ci sono rischi concreti, l'allarme resta alto anche in Europa. Per quanto riguarda le notizie dall'Abruzzo, nasce un salvagente per imprese e persone braccate dai creditori. Teramo, l'ordine dei commercialisti, crea il primo in Abruzzo. Bisogna dare la seconda possibilità anche ai professionisti, dice Alberto Davide, che è il presidente dell'ordine. Andiamo alle notizie dalla provincia di Teramo. La sentenza, come abbiamo letto anche dalla prima pagina, crack Curti di Pietro, assolto Tancredi, il commercialista era imputato per concorso in bancarotta. Condannati a 4 anni i due imprenditori teramani. 4 anni e 6 mesi a Zacchei, 3 e 6 mesi a Di Anastasio, 3 a Loredana Cacciatore. I difensori Lettieri e Barnabei, decisione senza pregiudizi e congetture. Servono strutture per autistici. I genitori di Gianmarco parlano dei progressi del figlio in un centro vicino a Napoli. Iniziativa di Amnesty Delitto Regeni. L'università sostiene la campagna. Vedete nella foto il rettore con il manifesto Verità per Giulio Regeni. Masterplan pronto a partire con investimenti per 120 milioni. D'Alfonso fa il punto con D'Amico e si dice soddisfatto. A giorni indicheremo i soggetti attuatori. Provincia e Comune rivendicano un ruolo.
La regione assicura nessun pedaggio sulla Teramo Mare e la notizia in anteprima è stata data ieri proprio al nostro telegiornale delle 14 in collegamento telefonico dal presidente D'Alfonso, appunto, che non ci sarà nessun pedaggio sulla Teramo Mare e che il quarto lotto sarà regolarmente finanziato con fondi statali e realizzato dall'ANAS. Partito di Rifondazione Comunista e Centro Santa Croce, housing sociale, ignorate le esigenze degli sfrattati. Arte, ecologia e solidarietà, rifiuti zero, 3 concerti in città stasera all'università, domani doppio appuntamento in via Comi. Teramo Ambiente, fiumi di soldi spesi per portare i rifiuti fuori regione. La società su differenziata e costi del servizio, ogni punto percentuale in più fa guadagnare 30.000 euro sulla tariffa. Intanto arrivano i bidoni carrellati in altri 100 condomini della città. Dal 21 al 25 marzo sportello Logopedia, visite gratis, iniziativa della ASL per incentivare i controlli, soprattutto sui bimbi. Mariani visita il pronto soccorso. Mariani, il capogruppo regionale del PD, ha visitato il pronto soccorso del Mazzini e ha detto: c'è più attenzione ai pazienti, ora colleghiamolo con radiologia. Teramo Futura, il forum del centro, la città del cibo che guarda il Tordino. Il docente di architettura D'Annuntis spiega l'idea per la zona sud del centro su cui stanno lavorando gli studenti. Il progetto è recuperare i volumi vuoti di quell'area all'insegna della cucina dei prodotti della terra, legandola meglio al parco fluviale sottostante e anche ai suoi orti. E proprio su questi argomenti, su questo progetto, c'è stato un convegno promosso dall'amministrazione comunale di Teramo alla Sala San Carlo proprio qualche giorno fa a Teramo. Passio Cristi ad Ornano, domenica si mobilita il paese. Metano sulla Laga, la rete arriva a Rocca Santa Maria. L'area di crisi decolla, prima riunione a Roma, regione e provincia hanno incontrato i funzionari di 4 ministeri, ora iniziano i tavoli tecnici, il primo il 7 per studiare i progetti di sviluppo. NAS, controlli in pasticceria, l'ASL chiude il locale in provincia di Teramo, sono stati chiusi diversi locali in Abruzzo per carenze igienico-sanitarie. Omicidio Natalini, slitta l'udienza, si costituiscono altre parti civili. Da Ancarano parte l'idea di associare le partite IVA. A Roseto denunce per le ruspe sulla spiaggia del Fratino. La fotonotizia, presentato a Teramo il libro su Ivan Graziani. Nella foto vedete il sindaco Maurizio Brucchi insieme alla moglie di Ivan, Anna Vischi. Ovviamente hanno in mano il volume dedicato al cantautore teramano. Giubbotti, antiproiettile per i vigili urbani di Alba, progetto del comune illustrato nel comitato ordine e sicurezza. Si parla anche dell'addestramento congiunto all'uso delle armi per tutti i corpi della costa. A Colonnella la candidata Pandolfelli presenta il programma. Nereto, municipale, un agente in prestito, arriva da Castellalto, comandante part-time chiesto a Controguerra dopo l'azzeramento dell'organico. A Martinsicuro concorso su 128 candidati, 31 ammessi alla prova scritta. Blitz antidroga all'istituto alberghiero, al Crocetti carabinieri con i cani scovano hashish e marijuana fuori dalle aule e fumo anche addosso ad una diciottenne. Giulianova, il sindaco, locali ASL, si riapra il bando, sempre a Giulianova, punto informativo sul riciclo della plastica. Il TAR tiene aperti 2 uffici postali, Roseto vince la sua battaglia per Montepagano e Cologna Paese, il sindaco Pavone dichiara una sentenza che farà giurisprudenza. La polemica, il PD Atri è rimasta senza impianti sportivi pubblici e l'attacco è diretto ovviamente all'amministrazione di centrodestra. A Silvi raddoppia la linea fognaria, presto al via lavori da 100.000 euro nella zona degli alberghi. Atri, Astolfi, Abruzzo Civico convocano gli imprenditori oggi a Palazzo Ducale. Roseto al voto, futuro in, domani Gatti inaugura la sede elettorale.
È tutto per le notizie dalla provincia di Teramo. Adesso leggiamo insieme le notizie principali che arrivano dalle altre province. Iniziamo dalla provincia di Pescara. L'inchiesta sui prestiti fantasma. L'indagine si allarga. La consulente arrestata si difende. Non sono una mente criminale. Oggi l'interrogatorio della mediatrice finanziaria accusata di aver truffato 142 imprenditori in crisi. Il suo avvocato è pronto a rispondere a tutte le domande e a spiegare i ruoli degli altri sei indagati. Montesilvano, viaggio nei quartieri, si parte dalle case popolari, rifiuti e inquilini abusivi. La politica scopre il degrado. Sulmona, febbre suina, muore anche la sorella, seconda vittima in famiglia, dopo Maria Lucia si arrende Sonia. Ricoverato il padre, allerta anche tra i vicini e cresce l'allarme contagio. A Chieti, la città in ginocchio, un altro duro colpo, la colonnetta torna a franare, il comune non ha i fondi per fronteggiare l'emergenza da 300.000 euro e la regione non interviene. Andiamo a leggere le notizie sportive per quanto riguarda il calcio di Serie B, la crisi dei biancazzurri, Pescara, tutto in salita, il cammino per i playoff. A Lanciano invece il momento d'oro, Maragliulo con il Cesena ci vuole la partita perfetta di Francesco e Cragno, Croce e Delizia convocati in Under 21, ma salteranno Perugia, deferimento per l'IRPEF, il Tribunale federale ha chiesto altra documentazione. Calcio di Lega Pro, Teramo, Vivarini, se resto ora pensiamo a salvarci. Il tecnico a Campitelli ho spiegato le problematiche di questa stagione per la trasferta di Arezzo, Rebus Petrella in difesa, pronto Caidi, Seperrotta è out. Per l'Aquila, per fermare il Pisa, Perrone rivoluziona il modulo L'Aquila. La crisi del Giulianova. Stasera incontro decisivo tra squadra e società. Il capitano Ferrante e i dirigenti non ci hanno detto nulla. Noi andiamo avanti e cerchiamo di lasciare l'ultimo posto. Ieri l'allenamento a Cepagatti con la Torreale ex giovanile. Nel fine settimana il presidente Serraiocco potrebbe vedersi con Feliziani, patron del città di Giulianova. Giudice sportivo, 3 giornate a porte chiuse ai nero stellati. Per quanto riguarda il basket, Chieti, la Proge raccoglie la leggenda Hollis, l'ex ala piccola in città 36 anni dopo il campionato di A2 di basket con la Rodrigo. Ricordi fantastici, ha detto con Collins e Borgo Borlenghi, domenica Teatini a Recanati. Roseto senza Ferraro contro Iesi, aspetta il grande pubblico. Abruzzo, pronto l'esordio nel calcio a 5, torneo delle regioni, 4 le rappresentative alle fasi nazionali. Ed è tutto per il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo in pubblicità e poi leggeremo insieme gli altri due quotidiani locali. E andiamo avanti con la rassegna stampa, con il quotidiano La Città. Carmine Tancrede assolto dal crack. Il noto commercialista giudicato innocente al processo bis su crack milionario, Curti Di Pietro. Master Dream d'Alfonso a Teramo per annunciare un piano da 120 milioni. L'incontro si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri all'università. Roseto salva i piccoli uffici postali, il comune la spunta contro la chiusura di Cologna e Montepagano. E ancora allarme per l'evasione fiscale, il bilancio della finanza, proposte di sequestro per 375 milioni, 194 evasori totali e 62 denunce sui contributi europei. La conferenza ieri mattina alla conferenza stampa del comandante regionale della finanza, Flavio Aniello. Masterplan primo assaggio della panacea da 120 milioni per Teramo, il tavolo tecnico, regione, provincia, comune, ASU e università, al tavolo del rettore coordinatore del Masterplan Teramano. Idee e progetti, ogni attore istituzionale è chiamato a fare la sua parte per sviluppare e recuperare 4 aree di intervento in città, campus, ex rettorato, ex manicomio e polo agro bioserv. Superstrade a pedaggio, D'Alfonso smentisce ogni ipotesi assurda. Nel frattempo il Masterplan Teramano continua a crescere giorno per giorno. Crack Curti Di Pietro, Tancredi è innocente, gli altri invece no. Il processo bis per il crack milionario, con fuga di capitali all'estero, si chiude con l'assoluzione del noto commercialista. Processo bis, Guido Curti e Maurizio Di Pietro sono già stati condannati in primo grado a 6 anni per bancarotta fraudolenta, nel processo bis imputati invece per reati fiscali. La sentenza dice testualmente: Carmine Tancredi assolto,
Guido Curti 4 anni, Maurizio Di Pietro 4 anni, Antonio Zacchei 4 anni e 6 mesi, Marco Di Anastasio 3 anni e 6 mesi, Loredana Cacciatore 3 anni e Luciano Seghetti è stato assolto. Zeppole, confetti e uova pasquali da incubo. Blitz del NAS dei Carabinieri in 5 laboratori di pasticceria di Sulmona, Pescara e Teramo. Dal 22 al 25 marzo alla ASL ci sarà uno sportello gratuito per la logopedia. Cresce il fronte del no all'housing di Via Longo, il circolo di rifondazione Santa Croce. Di sociale non c'è più nulla, di fatto sono state cancellate le case popolari, sostiene il circolo di sinistra. Sociale, bonus cibo dal comune di Teramo per le famiglie che sono in difficoltà. Porta a porta, la Team inizia a correggere il tiro, bidoni carrellati per carta e vetro in circa 1000 condomini, più in là arriveranno anche per l'organico. 2 aprile, un altro autismo è possibile, l'esempio dello splendido Gianmarco che vedete nella foto, un esempio importante, quello lanciato proprio dalla famiglia di Gianmarco, che è una famiglia teramana. Gli ambulanti lanciano il sondaggio sui furgoni, se la petizione non bastasse per farci ascoltare ci rivolgeremo direttamente al sindaco Brucchi. San Giuseppe, per partecipare alla fiera di domani ogni ambulante dovrà sopportare un costo di circa 120 euro. Villa Pavone, un torneo di calcetto per sfatare il mito della polifunzione. Il comitato di quartiere attacca l'assessore di Giovan Giacomo sulla nuova palestra. Traffico, pattuglia blocca il traffico in centro, la municipale multa la municipale. La Bolkestein cambia anche le piazze del mercato. Operatori riuniti a Roseto con il consigliere Monticelli per discutere del rinnovo delle concessioni del 2017. C'è speranza per il posto di polizia estivo. Il prefetto Walter Crudo incontra i sindaci della costa e assicura la sua mediazione con il Ministero degli Interni. Reati in calo. Secondo i dati della prefettura i reati sono in calo, ma è stato deciso di confermare ugualmente le iniziative messe in atto lo scorso anno e il rafforzamento dei controlli durante la stagione estiva. Ambiente, Teramo, Roseto e Giulianova si sfidano sulla raccolta della plastica. I tre comuni partecipano al concorso realizzato per premiare chi accresce la percentuale di differenziata. L'assemblea Mazzocca a Castellalto per parlare di rifiuti. Il sottosegretario presenta il piano regionale di gestione. Nereto, è pronto il bando per assumere i nuovi vigili. Val Vibrata, area di crisi, la parola agli imprenditori. Ieri mattina a Roma l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Le priorità, il rilancio di Monte Piselli, la banda larga internet e il completamento della pedemontana. Alba Adriatica, latitante da 2 anni, stanato in una stanza ad albergo. 27enne di Lanciano condannato per traffico internazionale di droga. Cronaca, maxi truffa sulle moto, in cella l'ex compagna di Erasmo Di Giacinto. Giulianova, blitz antidroga all'istituto Crocetti, carabinieri trovano hashish e marijuana in una stanza, presto nuovi controlli. Unità cinofila, Black, il cane antidroga dei carabinieri, fiuta lo stupefacente su una 17enne. A Giulianova, assistenza per i 5 Stelle, la Cameli abbandona le fasce più deboli. Giulianova, nuovi locali per il distretto sanitario, il sindaco ci ripensa, Mastro Mauro accoglie la proposta di Antelli e chiede la riapertura del bando. A Roseto, salvi gli uffici postali di Cologna e Montepagano. Il TAR raccoglie il ricorso e impone a Poste Italiane di tenere aperti gli sportelli nei 2 borghi rosetani. Una buona notizia anche per gli altri sportelli della provincia che rischiano la chiusura. La polemica, l'amministrazione Astolfi ha fatto piazza pulita dello sport ducale. Il Partito Democratico fa la lista delle strutture abbandonate e torna ad attaccare sul centro turistico integrato. Un concorso di idee per Piazza Marconi, ad aprile l'abbattimento delle strutture fatiscenti, poi la progettazione per il rilancio del centro di Silvi. Economia, mai più crisi da sovraindebitamento, il Ministero approva il primo organismo di composizione abruzzese, sarà gestito dall'Ordine dei Commercialisti di Teramo. Professioni. Enas Arco presenta il suo terzo bilancio etico-sociale lunedì all'Università di Teramo, il convegno Una nuova primavera per Enas Arco. Agricoltura, patto d'acciaio per finanziare le agroimprese, Intercredit e Banca dell'Adriatico sosterranno gli investimenti garantiti dal piano di sviluppo rurale abruzzese.
Reti, completata la metanizzazione del territorio dei Monti della Laga. Ieri sera davanti al municipio l'accensione della fiammella dopo un ventennio di progetti e lavori nell'entroterra teramano. Parliamo di Rocca Santa Maria. Per la cultura Silone, l'altra faccia del romanzo, Il seme sotto la neve, da un dattilo scritto inedito arriva l'edizione critica di La Monica. Gli Etruschi erano diversi da tutti. Lucia Tilde Ingrosso, nel mio romanzo racconto un popolo misterioso. Sport, calcio, Vivarini, capisco le esternazioni di Campitelli. Il tecnico del Teramo rivela i contenuti del confronto con il patron biancorosso. Petrella in dubbio per Arezzo. Il futuro, il nostro obiettivo immediato, dice il tecnico, è quello di arrivare il prima possibile alla salvezza. Il primo anno abbiamo vinto il campionato a febbraio-marzo e abbiamo programmato la stagione successiva. Quest'anno non è stato possibile. Il chiarimento dopo il confronto di inizio settimana tra il mister e il patron è tornato un po' di sereno. Prima categoria, la sfida contro il Casoli non sarà semplice come all'andata. Il patron della nuova Sant Forlini presenta la gara che domenica potrebbe decidere il campionato. Per il basket siamo pronti a raccogliere il testimone. Il presidente del Basket Teramo, Ermanno Ruscitti, presenta i play-off per la promozione in Serie B. Ciclismo, Donato d'Aurora trionfa nella tempesta, prima vittoria stagionale della VDB grazie al biker che si aggiudica il trofeo Accademia della Ventricina. E per il karate, domenica al Pala San Nicolò la seconda edizione del trofeo Wellness. Ed è tutto per il quotidiano La Città. Adesso andiamo a leggere insieme le notizie pubblicate questa mattina dal Messaggero. Dalla prima pagina, influenza suina, seconda vittima, morta dopo 10 giorni di agonia, la sorella della donna di Sulmona stroncata dal virus. La ASL rassicura, ceppo coperto da vaccino stagionale, ma tra i cittadini aumenta la paura. A Pescara, mare, più punti di prelievo per limitare il divieto di tuffi. In città le zone di Viale Muzzi e Via Galilei sostituiscono l'area critica di Via Mazzini. All'Aquila, viabilità a Piazza d'Armi, gara per il terzo lotto, pubblicato l'atteso bando per i lavori che dovrebbero partire a fine maggio. Chieti, non bado alle targhe, conta l'interesse delle imprese. Camera di Commercio Paolo Primavera rompe il silenzio sulla nomina di Becci, il sindaco di Primio. Non entro nel merito, ma mi aspetto equilibrio nella governance. Dalla provincia di Teramo, bancarotta in concorso, assoluzione per Tancredi, Di Pietro e Curti condannati ad altri 4 anni, pugno duro anche per alcuni amministratori, Zacchei, Anastasio e Cacciatore. Il giudice Tetto ha letto il dispositivo nel tardo pomeriggio. Il caso pedaggio Teramo Mare non se ne parla proprio, il governatore rassicura, D'Ignazio replica, vedremo se i fatti saranno così. Il progetto Masterplan, il programma studentato e centro cultura. Teramo differenziata, ecco i bidoni condominiali. La sperimentazione partirà a San Nicolò, Colle Atterrato e Colle Parco. Per Giulia Nova, blitz a scuola, trovata droga nelle aule. I cani dei carabinieri dell'Istituto Crocetti in via Bonpadre, in alcuni cassetti rinvenute dosi di hashish e marijuana. Perquisite anche una 17enne che aveva addosso sostanze stupefacenti, previsti controlli anche negli altri plessi. Portate a termine altre operazioni, arrestata una 60enne per associazione a delinquere. Ancora Giulia Nova, giovane preso a cinghiate, la versione degli ultra. Roseto, uffici postali chiusi, il comune vince al TAR, resteranno aperti i punti di Colonia Paese e Montepagano, Pavone, ora puntiamo a maggiori servizi. Alba Adriatica, pista ciclabile, partono gli espropri, sopralluogo tecnico, finanziamento da oltre 1 milione, il sindaco si dice fiducioso. Martinsicuro, banche, maxi, risarcimento a 2 imprenditori. Andiamo a leggere adesso le notizie sportive del Messaggero, il calcio di Serie B, Pescara, Riecco, Diamutene, il difensore maliano firma con i biancazzurri e si candida, fisicamente sto bene, se il tecnico vuole sono pronto. Sempre per la B, Lanciano, Virtus, premio azzurro per Di Francesco, prima convocazione nell'Under 21 italiana per il centrocampista, contro il Cesena torna salvato, dubbio Bastola, Rocca. Motociclismo, Iannone, io e la Ducati saremo competitivi. Calcio di Lega Pro, Vivarini Campitelli, chiarimento, ma il futuro è a rischio.
Sempre per la Lega Pro, l'Aquila, Battisti, l'Aquila saprà rialzarsi anche stavolta. Ci hanno dato per morti spesso, ma siamo sempre rinati. Il calcio di Serie D, Giulianova, il comune taglia acqua, luce e gas. Continua la lunga agonia della società giallorossa mentre Gelsi e la squadra provano a finire il campionato con dignità. Ai giocatori è stato comunque garantito che la dirigenza si farà carico delle spese vive fino a fine stagione. Essi Hollis riabbraccia Chieti, non dimentico i miei anni qua, e parliamo di basket, ancora basket di A2, Moreno spinge gli Sharks, Roseto vinciamole tutte. Per il volley la Sieco rescinde il contratto con l'opposto canadese Sunias. Ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina, adesso andiamo in pubblicità e poi incontriamo Pasquale Di Ferdinando. Eccoci di nuovo insieme, lo ritroviamo con grande piacere e scusate se comincio ridendo, ma ha avuto mezz'ora di tempo la sua personalissima guerra con il microfono che ha ogni santo venerdì, la stava facendo proprio sulla sigla. Buongiorno Pasquale, ben ritrovato. Ce la possiamo fare, buongiorno, dove, buongiorno a tutti. Dove l'hai messo il microfono? Devo farti sorridere un po', si sente? Tutto a posto? Sì. No. Pare che ti sei messo un laccio al collo, però si sente. Si sente, l'importante è che finalità è quella giusta, cioè si deve sentire e si sente. Certo. Mi lamentate sempre che non mi sento, vuol dire che il microfono questa volta l'ho posizionato bene. Buongiorno. Buongiorno. Fa piacere che... Iniziamo con un sorriso. Sì. Arriva il regista. No, sta arrivando senza cattive intenzioni. No, questa manovra del microfono, tutto questo, Pietro, che arrivavo, pensate è successo qualcosa. Non è successo niente. A posto, possiamo partire. Buona giornata a te, telespettatori. Il sole sta facendo capolino, quindi si prevede un fine settimana. Sul tempo non dico più nulla, perché se ti dico che mi piace il cattivo tempo, mi dice mi piace il bel tempo, mi dice io non ci azzecco mai sul tempo. No, allora diciamolo perché. Allora, esordito questa mattina la nostra cara amica conduttrice, ma guarda, c'è stato questi giorni brutti, sembrava autunno, la pioggia, la cosa, cioè, quindi sapete che come la penso sul tempo, che insomma io tifo per la pioggia, quindi. Però non ho detto. Facciamo pioggia, tra l'altro anche nevicato in montagna, tra l'altro nevicato in montagna anche abbastanza. Sì. E quindi questo ci risolve qualche problema per la siccità. Sì, le giornate sono state un po' uggiose, però ricordo che la primavera è il periodo più piovoso dell'anno. Marzo poi quindi, è il mese più strano, cioè piove, c'è il sole, finora ha piovuto soltanto, siamo. Però piove e c'è il sole. Anche perché poi la pioggia consente la preparazione del terreno, delle colture, della raccolta di ciò che il terreno produce, erbe spontanee e funghi. A proposito di ciò che il terreno produce, mai funghi? Questo tempo qua. C'è speranza quest'anno. I funghi, i primi che nascono, sono sotto la neve. Tutte e due le specie che nascono per primo sono sotto la neve. La neve non c'è. Se la neve non termina, non siamo in grado di soddisfare queste tue esigenze. Curiosità. No, però insomma, questo è proprio il tempo ideale. Adesso se fa un po' di caldo, inizia tutte le erbe spontanee, gli asparagi, ci sarà una fioritura eccezionale perché l'acqua c'è, buoni gli quindi adesso asparagi. Un po' di caldo e riparte tutto. Ho visto che c'è una grossa produzione di senape, la senape è poco conosciuta. Anche se con l'arrivo, il consumo, il largo consumo di piatti orientali, comunque si usa un po' di più, nei fast food la senape si usa la senape come spezia. Ah, non come poi utilizzata per preparare quella salsina che troviamo. Quella è la spezia, si utilizzano poi. No, la senape è proprio come pianta che veniva utilizzata da noi in campagna per
arricchire i terreni, in modo particolare sotto i vitigni. Ah, cioè veniva utilizzata come fertilizzante, come concime? Fertilizzata, poi viene triturata in mezzo alla cosa ed è non ottima. Non per uso alimentare, veniva usato per un altro. Ed è ottima per mangiarlo, poco lo sanno. In pratica, quando si cucina, c'è la stessa caratteristica delle rape, quindi sembrano delle rape, però il sapore è meno amaro. Quindi un'erba spontanea nasce in quantità. Anche dalle nostre parti. Sì, sì, ma anche sotto l'ufficio. Poi la settimana prossima te la porto. È un mistero. Te la porto a far vedere. Fai scoprire delle cose comunque incredibili sulla natura, davvero. Cioè, a parte io la senape non la collocavo, per me la senape era la salsina, non mi sono mai chiesta poi, da dove. Uno la pensa e poi tra l'altro che la devo dire tutta, a me non piace per niente la salsina. Sì. No, che poi uno pensa che siano sempre queste cose orientali, no? Queste sì, cose. Sì, se la senape lontane questi da sono noi, sapori no? Collegati a non alla nostra cucina, perché uno pensa alla senape, pensa a quel sapore lì e non la collocano dentro, certo, la nostra cucina tradizionale, la cucina mediterranea. Prima di iniziare altre cose, cominciamo c'è una notizie molto notizia. Importanti, anche notizie importanti, però insomma qui c'ho, no, corre l'obbligo. Non corre. Corre l'obbligo. Come corre, no? L'obbligo. Sì. Questa è una poesia scritta dall'amico Carlo Tognoli, che già di cui ho parlato la volta scorsa. Avevo parlato di questa sua capacità di esemplificare con le poesie di Arettari una serie di personaggi, una serie di luoghi, eccetera. E questa volta me ne ha data una su Nerito, che ti consegno. No, cioè, su Nerito, diciamo, un episodio che lo lega a Nerito. E però su io la sto vedendo da lontano, non sì, la vorrei far vedere ai nostri. So che io ho gli occhiali e me li metto. Vabbè. Però se leggo tutta questa poesia. No, certo, no. A parte io il dialetto non lo so leggere, lo parlo correntemente anche a casa perché è la mia lingua madre, ma non la so leggere. Io ci provo. Ah, però esplode, non ho, bello, bravo. No, cioè credo di non saperlo fare, perché il dialetto è difficilissimo da leggere. Infatti io che insomma, lo faccio con gli amici, insomma, tipo, no, ci provo ma non ci riesco, guarda, io lo guardo ma non ci riuscirò. Allora, la casette, Carlo, la casette hai l'onore, Gandate, scusami, hai l'onore, anche se poi hai l'onore di avere questa. No, io intanto lettura. Lo ringrazio lui e ringrazio te per avermi fatto omaggio di questa poesia. Tu hai fatto da tramite, ovviamente, grazie davvero di vero cuore. Adesso che mi sono messa gli occhiali e che mi sto rendendo conto, non la posso leggere perché non sono capace. Però voglio dire solo una cosa a proposito di dialetti. Questa è una poesia dedicata a Nerito, però da quello che ho visto, già la casata incantate è in dialetto teramano. Sì. Il nostro dialetto, certo, avremmo scritto, detto, mo non so come si scrive, la casotte gandate. No, ma è un chiarimento, non per. Io apprezzo, gradisco e lo ringrazio. Questo è il dialetto teramano di Teramo città, che dalle mie parti la casetta si dice. Comunque davvero grazie di cuore, la terrò e la leggerò. Lei mi perdonerà, signor Carlo, ma la leggerò in privato, se no faccio brutta figura io e la faccio fare soprattutto a lei, perché io non sono in grado proprio di leggere una poesia dialettale. Se ci vuole provare Pasquale, magari qualche riga. No? Va bene. No, dovrò scrivere più grande. La prossima volta scrivo in caratteri più grandi. Gli occhiali. No. Grazie, davvero grazie di cuore. Va bene, saluto a Carlo. Un saluto, mi scusa, ai telespettatori, a Fulvia Polidori, che è un'amica, oggi con begli anni, e soprattutto una leader del gruppo dei tifosi della Juventus, che, insomma, purtroppo. Questo capitolo possiamo evitare di aprire. Non abbiamo mai parlato di calcio, perché tu perché di diciamo è una brava persona, eccetera, è anche conosciuta al popolo dei juventini, quindi auguri buon compleanno a lei. Domani c'è la festa di papà, quindi auguri a tutti quanti papà. Vi ricordo, domani c'è una manifestazione alla sala polifunzionale a cura organizzata da Luciano il Grande. Un concerto si tiene domani sera alle 20:30, spettacolo teatrale con strumenti fatti con materiali di riciclo, diciamo una manifestazione nell'ambito delle iniziative per le campagne Rifiuto Zero. C'è una cosa che mi è stata segnalata dai telespettatori, mi hanno mandato un'email. Io stamattina per fortuna mi sveglio presto e quindi leggo le mail, perché mi stava inviata ieri notte, quindi forse i telespettatori, sapendo della, diciamo, della trasmissione, usi e consuetudini. Allora, in pratica segnalo questi consumatori
che nelle le mail che diciamo per certificarsi per il concorso quello delle OS, in pratica bisognava riempire un format nel sito della ASL dei concorsi. Diciamo che si può iscrivere al concorso il 17, scadono le domande il 17 di marzo, ieri, solo, ieri sono scadute, sì, solo online. Esatto. E questo modulo che problema aveva? Perfetto. E in pratica che cosa è scritto? Che le mail con le credenziali possono arrivare anche qualche giorno dopo, per cui se io sbaglio l'iscrizione e voglio avere, cioè, insomma, rischio, se la faccio all'ultima ora, che insomma non mi sia confermata l'iscrizione al concorso. Pare... L'ho letto questa mattina, sempre velocemente, che questo concorso, la scadenza sia stata rinviata 10 giorni, per cui tranquillizziamo i nostri telespettatori. Ringrazio magari noi ci colui che ha inviato queste mail. Magari noi ci informeremo la direzione dell'ASL per confermare se è vero o meno che c'è stata questa proroga. Sì, pare che ci sia stata una proroga di 10 giorni e quindi se è così, anzi, qualche telespettatore che ci segue e a conoscenza di questa circostanza, lo invitiamo a mandare un messaggio, così lo diciamo subito in diretta. Ho anche il prode grande regista che se può un attimo controllare, verificare questa notizia, ne siamo grati. Questa che cos'è? È una sentenza della Cassazione Sezioni Unite, molto importante, perché in pratica condanna la Veritas, che è una società di recupero dei rifiuti come la TIA a Teramo, al risarcimento di un cittadino che ha pagato l'IVA sulla TIA, questo annoso problema. Ora, qual è l'importanza di questa cosa? Sapevamo tutti che l'IVA sulla TIA non andava pagata, però in questo caso, diciamo, il fatto contingente è il fatto che appunto questo cittadino si è rivolto per il rimborso alla società. E quindi la Cassazione, cioè tutti i gradi di giudizio, le hanno dato ragione, la società deve rimborsare, per cui per 64,39 euro, non so quanti soldi ha speso questa Veritas per arrivare pure in Cassazione e vedersi costretta non solo a pagare 64 euro e qualche cosa all'utente, ma anche i relativi costi. Questo è importante, noi la trasmetteremo sia alla TIA che al Comune di Teramo, perché questo potrebbe aprire... Il problema è anche qui. Il problema è anche qui. Ricordiamo, la TIA non è di tutti i comuni della provincia di Teramo, sono 8.000 comuni in tutta Italia, 3 comuni nella provincia di Teramo, sono Teramo, Albariatica e Tortoreto, che avevano la TIA, perché in genere ci sono altre richieste, vengono da tanti altri comuni a fare queste richieste, ma solo questi avevano applicato la TIA nel periodo dove veniva applicata anche l'IVA, perché dopo la sentenza del 2010 in pratica l'IVA non è stata più applicata. È stato certificato che la vendita di farmaci contraffatti, soprattutto nella rete, si verifica questo, che in pratica nel 32% di queste vendite c'è assenza il principio attivo, per cui uno prende questo farmaco convinto di prendere un farmaco è una truffa anche questa, che gli faccia bene, invece non gli fa bene, cioè non gli fa niente perché non c'è principio attivo, non gli fa neanche male, spero. Ah. Sì, bisogna vedere concorso che ci OS, sono. Scadenza 27 ecco. Aprile, fonte i2punti.it, e ringraziamo sì. In particolare Giancarlo Falconi, che soprattutto sulle questioni socio-sanitarie è sempre molto attivo e anche sempre molto informato. Grazie ai due punti e grazie ovviamente a Giancarlo Falconi, che è il blogger dei due punti. Grazie Giancarlo. E grazie a Pietro che si è informato. Ho detto numero uno. C'è la garanzia, ce l'abbiamo in regia, dai, allora. Diciamoci la verità. La mattina ci fa dannare presto con il suo caratterino piccante, però è molto utile. Poi andiamo avanti. Sempre in tema di contraffazione, sono stati chiusi dall'autorità 174 siti che proponevano cibi, farmaci e quant'altro contraffatto in palese violazione, e soprattutto, come abbiamo detto prima, con grossi rischi per la salute, umana. Capisco, non lo farei mai, però capisco l'acquisto online dei cibi. Fin lì ci possa arrivare, soprattutto cibi a lunga scadenza, no? Anche se adesso con le consegne immediate anche la mozzarella si può acquistare online, o il latte che scade in giornata, perché alcuni siti consegnano anche in giornata. Ma il farmaco online, perché?
A parte farmaci scomodi, magari che uno si vergogna ad andare a comprare in farmacia, non lo so, immagino, ma perché il farmaco online? Viagra, per quale motivo? Cioè le farmacie ce ne sono allora, tante, intanto tanti farmaci i farmacisti sono competenti, gentili, cioè, voglio dire, non capisco la motivazione per cui una persona normale, che ha bisogno di un farmaco normale, diciamo così, per semplificare la cosa, debba fare l'acquisto online. Questo davvero non lo capisco. Intanto sarebbe interessante vedere che cosa si acquista online come farmaci, se sono dei farmaci reperibili, perché molte volte dei farmaci, c'era una vecchia farmacia del Vaticano dove uno andava per prendere dei farmaci che non si trovavano in Italia oppure all'estero. No, ma anche per una questione di fiducia. Un'interessante trasmissione per un farmaco che costa in Italia 70.000 euro, che si trova invece in India 4.000 euro. Lo stesso, capisco che lo ci stesso, sono delle esigenze particolari, però. Quindi bisognerebbe capire, vedere lo studio, vedere quali sono questi farmaci, al di là di quelli per le prestazioni sessuali a cui facevi riferimento tu. Ma quello l'hai pensato tu, ce ne sono tanti magari, che ne so io. Perché non vuole andare in farmacia a comprare medicine. Avvisiamo i cittadini che grazie alla fondazione Tercas, in pratica ci sarà una carta chiamata City Help. Le domande si possono fare andando all'URPO, scaricando diciamo questa domanda. Sono dei voucher per il cibo per chi ha bisogno di assistenza, per i poveri. Adesso lo diciamo pure per chi, oppure venite presso l'associazione, facciamo tutto quanto gratuitamente, e per chi ha l'ISE sotto i 6.000 euro. L'ISE sotto i 6.000 euro adesso è veramente, restringe molto il campo, perché a differenza dell'ISE del passato, in questa ISE vanno introdotti una serie di elementi per cui, non so, anche se un deposito, non so, cioè 5.000 euro per la bara, per pagarmi il funerale, no, dico così perché è questo che mi dicono le vecchiette, quelle poi incide sul reddito ISE, per cui no, e quindi diciamo questi 6.000 euro di ISE mi sembra veramente, veramente pochi, e saranno sicuramente pochi coloro. Per chiunque si trova in queste condizioni, venite in associazione gratuitamente, facciamo tutto, facciamo anche l'ISE per fare questa domanda. C'è stata un'approvazione molto importante ieri in Commissione Finanza per quanto riguarda l'anatocismo. Voi sapete, l'anatocismo significa gli interessi sugli interessi, e in pratica sui conti correnti è facilmente riscontrabile. Conti correnti bancari facilmente riscontrabili, perché ogni 3 mesi diciamo, viene calcolato l'interesse, viene poi addebitato sul conto, e nel trimestre successivo vengono calcolati gli interessi anche su quelle somme lì. Quindi hanno la ripetizione dell'interesse. In pratica è stata approvata questa mozione di Bocca d'Utri che in pratica ha esteso anche le carte di credito a tutti quanti i settori finanziari. Il principio che il calcolo dell'interesse deve essere annuale, quindi non può essere parcellizzato, e questa è una buona notizia per i consumatori. Ogni tanto ti do anche le buone notizie, ma vediamo anche quando ci sono. Vabbè, quelli prima pure della TIA è una buona notizia, ma sono già due. Fino adesso di brutte notizie hanno chiuso i siti, quindi anche una buona notizia, perché la chiusura dei siti. È vero, oggi siamo percentuale maggiore. Ora c'è una nota molto curiosa, che è questa. L'Istat ha sancito nel 2014 che il consumo medio dell'acqua italiana è 175 metri cubi l'anno. Noi abbiamo verificato che invece nella nostra provincia questo dato non corrisponde, cioè, nel senso che pare che dal campione che abbiamo seminato, noi abbiamo seminato una 50ina di bollette, però speriamo di arrivare a 100 in brevissimo tempo, però già da questo primo dato consumiamo il doppio. Quindi, ma com'è? Cioè, una cosa veramente, la domanda è perché? È una cosa veramente strana. Siamo, una nota, non so, più pulita. Una nota di colore, molto più, probabilmente so. ci laviamo di più. Beh, rispetto a qualcuno non si lava per niente, perché insomma, se siamo al doppio. Se no consumiamo il doppio, c'è chi consuma. Chi consuma anche di meno, dunque chi consuma di meno l'acqua. La media, la statistica è quella. Oggi c'era lo sciopero dei trasporti, per cui grossi disagi, in modo particolare per gli studenti e i pendolari. Trenitalia ha assicurato che le frecce rosse, insomma, non viaggiano. Quindi questa è una notizia di servizio.
Anche se a noi non ci riguarda la notizia, perché le frecce rosse nelle stazioni teramane, diciamo la stazione di Teramo, che Giuliano non si ferma. Diciamo che le frecce sono solo quelle che lancia Robin Hood da noi, ma diciamo insomma. L'unica freccia, le frecce in provincia di Teramo ce l'ha solo lui. Diciamo. Pasquale di Ferdinando, Robin Hood, diciamo. Le altre frecce non... Allora, tu, bisogna andare in altre stazioni in altre per stazioni. Prenderle, sì. Tutti coloro che hanno Vodafone, Vodafone è stata condannata per 1 milione di euro, tra l'altro sono capitato pure io. Un giorno mi sono anche visto, Robin Hood capita nei servizi. No, mi sono visto addebitare 1,90 euro, vado a vedere, dice lei ha attivato un servizio, ho detto, io non ho attivato nessun servizio. In pratica questo servizio, ecco perché poi Vodafone è stata sanzionata, si chiama... Vodafone Executive, costo 1,90 mi pare settimanale o mensile, adesso non, in pratica si attivava automaticamente, per cui qualcuno si accorgeva perché magari aveva fatto 10 euro di ricarica e lì lo capisci se ti manca 1,90 euro, e quindi in pratica poi a me me l'hanno ridati, però qualora dei telespettatori sono in queste condizioni fate reclamo perché questi soldi devono essere dati indietro, tra l'altro è stata condannata a 1 milione di euro. Salto per le notizie perché sempre per quanto riguarda queste multe all'antitrust, dove vanno a finire? Cioè questi soldi che incassa lo Stato con le multe antitrust, dove vanno a finire? Ve lo siete mai chiesti? No. Se non lo siete mai chiesto e che non è venuto il dubbio, ve lo spiego io. L'anno scorso sono stati incassati 18 milioni di multe per coloro che commettono dei reati contro i consumatori, perché l'antitrust, la funzione antitrust è questa. La legge prevede che questi soldi debbano essere spesi, devono essere ristornati a favore dei consumatori, quindi vengono date alle varie strutture, Camere di Commercio, ANIA, ex ANIA, adesso, cioè tutte le strutture che possono in qualche modo, associazioni consumatori nazionali e così via, che possono in qualche modo attraverso le loro azioni di informazione, di tutela e così via, aiutare i consumatori. Che è successo quest'anno? Che la finanziaria, la legge stabilità, una volta si chiamava finanziaria, io sono rimasto per i vecchi termini, la legge stabilità ha sottratto da questo fondo 11 miliardi. Per cui di questi 18 miliardi che dovevano andare ad essere finanziati a favore dei consumatori anche attraverso le regioni e così via, in base sono stati sottratti questi 11 miliardi. Sempre in tema di telefonia, abbiamo scoperto che in Italia per le compagnie telefoniche italiane l'anno non è di 12 mesi, ma l'anno è di 13 mesi. Cioè c'è la tredicesima. Abbiamo la tredicesima. Cioè, in pratica, questo che cosa significa? No, perché noi sottoscriviamo un abbonamento chiamato mensile. Però diverse compagnie, per prima è partita la team a seguire tutti quanti gli altri, hanno fatto per un mese 4 settimane. Ok, quindi sono 28 giorni al mese. Okay. Quindi il mese non è più il canonico, okay. 30 giorni, 31 giorni, 28, 29 nel caso dell'anno bisestile, come il nostro, 365 giorni anno, 366 giorni anno. No, loro hanno deciso 4 settimane, che dura 4 settimane. E dunque poi, chiaramente, devi recuperare 2 giorni, 2-3 giorni per ogni settimana. E quindi alla fine c'è anche il 13° mese. Paghiamo un mese in più noi di bolletta di telefono. Cioè, in pratica, tutte le compagnie telefoniche. Adesso stanno adeguando tutte quante, mi pare, anche voto e così via. Di Telecom, tutte quante. Quindi hanno scoperto in Italia. Chiedo per favore, è possibile avere un'illuminazione decente in via Tevere e via Flaiani? Strade buie, piante non potate, passaggi pedonali al buio, sono anni che lo diciamo. Casa chiusa, incrocio ospedale, le chiacchiere stanno a zero, grazie Pasquale che ti fai da portavoce, lo dice Gabri, quella è anche la zona tua Pasquale. Poca illuminazione. È la zona dove c'è l'associazione Robin Hood. Sì, dico la zona tua, nel zona senso che conosco bene, ma soprattutto... Voglio dire, il telespettatore parla ovviamente di strade buie, di piante non potate, sì. Passaggi pedonali dunque al buio, e sono anni che lo diciamo. Casa chiusa, incrocio ospedale, cos'è Pasquale? C'è una casa chiusa? No, c'è quella casa abbandonata. Che tra l'altro lì c'è una vertenza che dura ormai da anni, perché la casa è della ASL, la casa è della ASL, però degli ex dipendenti della ASL dicono che loro, e quindi c'è
c'è tutta una vertenza, è l'abbandono. Tra l'altro lì ci sarebbe, c'è tutto, allora parliamo per farci capire, quando si sale via Flaiani, che è la salita che va al pronto soccorso, sì, va al carcere, sì, va a Villa Mosca, a un certo punto sulla, sulla sinistra, dopo il benzinaio, si trova un muraglione di cose, okay, di ghiaia. Tra l'altro quella produrrebbe tanti, tanti soldini. È un po' nascosta questa casa. La casa, diciamo, sta proprio lì sopra. Bisogna guardarla. È grande, sono due piani, si vede. Sta proprio lì sopra. Questo è un problema serio per una serie di motivi. Il primo perché via Flaiani è una via importante. È importante perché porta, si va al carcere e porta allo ospedale. Al carcere, è un quartiere molto popoloso, che è quello di Villa Mosca. Si va al carcere, quindi ci sono, si va una serie anche di strutture, a Colle Parco, perché poi a un certo punto, sì, c'è la strada dell'università, che franata, la bretella che collega, che va, anche che va, c'è una sorta di variante, sì, variante naturale, che però ultimamente con del lavoro che sono stati fatti si è un po' ristretta, e quindi diciamo il tratto che va proprio dal questo scavallo che c'è all'altezza del Bio di Viola per Colle Parco, subito dopo, diciamo, con i parcheggi, la marciapiede, la pista ciclabile è stata un po' ristretta. Ma torniamo al problema che ci segnalavano. No, che quindi, dobbiamo fare? Certo, ovviamente l'illuminazione è un problema, spetta al comune. Un problema annoso, è un problema molto, molto serio. E veramente vi invito, cioè, ma chiunque è passato lì di notte, se poi ci aggiungiamo, e aggiungiamocelo, che lì in pratica gli automobilisti, certi automobilisti si sentono autorizzati ad andare a tutta velocità, ed è così. Se poi c'è la via Celomica, la stradina che risale da via Ponte San Ferdinando, non è indicata in modo corretto e non si vede di giorno, figuriamoci di notte, qualcuno può prenderla contro mano, come è successo una volta un tir che di notte ha infilato, convinto di uscire. Bella non è, se la prende contro mano un tir, perché se qualcuno, se qualcuno viene e poi a si prende velocità, anche ad una certa velocità a volte quella stradina, cioè, a salire, chi viene da sotto a salire il tir la prende, cioè, infatti lì secondo me ci andrebbero delle bande. Buongiorno Pasquale. E quindi è un problema che molto, segnaleremo molto, magari ci andremo a fare, sì, anche faremo, un servizio, sì, per si deve andare di sera per capire. Infatti sì, per capire il problema del buio. Buongiorno Pasquale, colgo l'occasione per augurare a te e famiglia una felice Pasqua. Auguri anche a Dorotea, grazie a tutta la redazione, grazie da parte di tutti noi. Volevo chiedere delucidazioni in merito al ricorso in autotutela legge 228 del 2012. Sì. Adesso faccio un discorso generico, non c'è la firma. Il ricorso in autotutela è fondamentale. Che è successo? È successo che in pratica il legislatore ha voluto creare uno strumento di autotutela per l'amministratore pubblico, ma più che per l'amministratore pubblico, per i dirigenti pubblici, per chi opera in modo pubblico. Io faccio un atto. Sono un dirigente, faccio un atto, poi non valuto tutta una serie di cose, per cui porto questo atto all'attenzione del soggetto passivo, quindi può essere un contribuente, può essere, e faccio degli errori. L'utente può dirmi guarda che ti stai sbagliando e motivarmi l'errore. Allora io posso con un atto d'ufficio modificare questo atto iniziale proprio in autotutela, quindi con un processo, e quindi annullarlo. Questo capita spesso per le multe, capita spesso per errori di valutazione, per l'applicazione delle tasse, la TARI e così via, ed è molto utile perché è il primo livello di difesa che noi abbiamo, cioè nel senso che noi prima di andare a fare ricorso alla commissione tributaria, a tutti gli altri ricorsi, diciamo alla pubblica amministrazione, guarda, lei ha sbagliato, è quello con il quale abbiamo risolto la problematica, non so se ti ricordi, di quelle multe a Pistoia. Sì. Quelle multe a Pistoia noi abbiamo detto al comune di Pistoia, nella fattispecie alla polizia municipale di Pistoia, dice, guarda, vi state sbagliando per questi motivi, e loro hanno annullato tutte quelle sanzioni che c'erano. Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Un saluto grande a Giancarlo Falconi, vero professionista, molto bravo. Giriamo e siamo felici di poter farci portavoce di questo messaggio per Giancarlo. Canone Rai 100 più IVA, perché adesso dicono che quest'anno con questa novità dell'introduzione in bolletta si paga specificano solo 100 euro. Sì, nelle 100 euro, cioè solo... No, ci dovrebbe comparire a fianco la scritta FC. Fuori campo IVA, nel senso che quella è l'importo e non si aggiunge altro. Non si aggiunge altro. Adesso comunque a fine marzo sapremo tutto, perché è possibile sapere circolare quali sono le pasticcerie del Teramano denunciate dai NAS. Grazie, lo dice Vito. Allora, no, nel senso che intanto l'unica cosa che possiamo dire è che è una sola pasticceria, perché i NAS hanno fatto i controlli su tutta la regione, e negli ultimi controlli solo una pasticceria del Teramano. Ma la notizia che arriva dai NAS, ovviamente anche per una questione di privacy, non arriva mai con l'indicazione, a meno che l'attività non viene chiusa definitivamente. Definitivamente, siccome sono carenze igieniche, poi l'attività riparte per una questione di privacy, i carabinieri non dicono quali sono le pasticcerie chiuse. Nel caso specifico una sola pasticceria è stata chiusa per carenze igieniche ed è nel Teramano. In maniera generica non hanno indicato nemmeno la località dove è stata chiusa. Io c'era come penultima cosa il ringraziamento, in questo caso era all'ASL e ai NAS, perché attraverso queste campagne non solo... diciamo agiscono contro, ma fanno anche un'azione di prevenzione, perché se ci sono i controlli chiaramente si sta più qualcuno che sta più attento. Bollette Enel, energia, gas sono veritiere, sembrano eccessive, ci vedremo in associazione. Questa è una, ringrazio il telespettatore, è una riflessione che ho fatto anch'io, perché essendo il nostro inverno un inverno più tenue rispetto a quello scorso anno, quest'anno ha fatto caldo, registriamo dei consumi paritetici. Rispetto paritetici, a un anno freddo, gli stessi consumi abbiamo registrato. Quindi, diciamo, il dubbio viene. Il dubbio c'è, cioè, nel senso che se uno si riscalda di meno, si presuppone che consuma meno gas. State facendo dei controlli? Sì, no, noi chiederemo proprio una verifica, perché insomma, il potere calorico. Allora, che cos'è che riscalda? È il potere calorifico del gas. Il potere calorifico del gas viene dato dalla capacità del gas che ha, quindi dalla qualità del gas. Quindi se si immette, non sto facendo un'accusa, sto facendo una riflessione. Un gas scadente, ma è una riflessione che per esempio che mischiato con aria, per esempio quello è il potere calorifico, cioè il contatore gira, però il potere calorifico che serve per raggiungere lo stesso grado che poi ci serve per bollire per esempio l'acqua per la pasta, chiaramente il consumo di è maggiore, più, ma cioè, ottieni per avere meno calore. I controlli li state facendo comunque. Caro Pasquale, quando le bollette sono già scadute, possono essere rateizzate e come fare se sì? Allora, intanto adesso c'è stato, per quanto riguarda proprio l'energia, c'è stato anche un comunicato ufficiale, hanno inviato con 15 giorni di ritardo le bollette. Quindi in questo caso chiaramente la rateizzazione può essere chiesta. Ebbene, ringraziamo il telespettatore, ebbene che la rateizzazione viene chiesta prima, perché prima della scadenza è tutto più facile, dopo diventa tutto più difficile, ma non è detto che non si possa ottenere. Si può fare? Diciamo in determinate circostanze sì. Casa chiusa, incrocio ospedale, viale della Resistenza è coperta. Visibilità uscendo dall'ospedale, gli amministratori a Teramo non vedono. Buona Pasqua a Teleponte e a Pasquale, grazie. Ho capito. Allora, quella non è, mi pare che sia più che una casa, sia una struttura in pratica, è quella casetta che è proprio l'uscita del pronto soccorso, a mattoncini rossi, e lì io mi sono posto diverse volte questo cosa, perché chiaramente l'abbattimento di quella casa e la sistemazione di quell'area di accesso. Io per la verità sull'ospedale io farei proprio una chiusura di tutta l'area ospedaliera, ne torneremo. Ma un discorso un po' lungo, il tempo è finito. Il tempo è tiranno. Chiudiamo con? Due cose. Veloce. Allora, per quanto riguarda l'olio della Tunisia, allora è giusto che ci sia l'indicazione, no? Il fatto che poi questo olio, ma soprattutto... È evidente che il costo dell'olio dalla Tunisia è un costo basso rispetto a quello nostro, per cui diciamo, ecco, i consumatori poi fanno la differenza, il consumatore deve essere anche capace
di riconoscere la qualità. Di riconoscere diciamo la qualità, che non fa male, se uno compra l'olio della Tunisia non è che sta comprando un prodotto nocivo. No, assolutamente, però, di qualità sicuramente di qualità inferiore. Quindi da un lato e da parte nostra... perché a volte magari, siccome se ne sta parlando molto, magari uno vede una bottiglia, cioè l'olio della Tunisia pensa di starsi ad avvelenare, no, è semplicemente un olio più scadente l'etichetta, rispetto all'eccellenza invece dell'olio italiano. Sì, diciamo che bisogna fare chiarezza, che occorrono delle etichette che siano le più chiare possibili. Per quanto riguarda il blackout, quello elettrico, noi siccome abbiamo avuto circa 3.000 richieste di persone che non hanno ottenuto diciamo, i soldi, allora intanto precisiamo che l'Enel Distribuzione ha dato i soldi alle varie compagnie, quindi qualsiasi compagnia uno ha, i soldi sono arrivati lo stesso, a tutte le compagnie il 1° di giugno. Ora che succede? Che in pratica molte compagnie non l'hanno dato questi soldi e siccome nel frattempo magari uno ha cambiato operatore, allora noi dobbiamo fare delle domande all'Enel Distribuzione chiedendo per quel identificativo, l'IT, il POD è un identificativo di quella presa, a chi è stato dato il rimborso. Sulla base di a chi è stato il rimborso, l'importo e il rimborso possiamo chiedere al soggetto le somme, per cui questa è un'operazione che comporta del tempo, perché chiaramente anche l'Enel ci dà 50-60 nominativi la settimana e quindi noi per quei 50-60, quindi chiedo scusa a dei telespettatori che magari sono rivolti a noi, ma ci vuole il tempo. Le domande le abbiamo fatte tutte, ma man mano che arrivano poi. Eccolo qua, vado. Eccolo qua, perfetto. Bravo. Grazie a Pietro, non infatti, finire. Oggi troppi ringraziamenti, però poi l'ultimo dalla testa. Grazie locale, davvero Pietro dalla regia. È un locale tecnico, sì. Più che e quella casetta, come vedete, c'è anche l'auto lì, può coprire la visibilità per chi, anzi, copre la possiamo visibilità. Possiamo dare la certezza. Sì, sì, assolutamente sì. Certo, sì. Ci siamo passati tutti, adesso che ce lo sta facendo vedere me ne sono No, ma l'ho capito, mattoncini rossi, l'ho capito grazie, subito. Grazie a Pietro in regia, grazie a Pasquale che troveremo venerdì prossimo, che poi sarà il Venerdì Santo. Venerdì Santo, buona festa del papà a tutti i papà, papà domani. Sì. Grazie Pasquale, andiamo buon in pubblicità e poi il sindaco di Giuliano. Eccoci di nuovo insieme. Stavamo parlando con l'altro ospite di questa mattina, abbiamo già annunciato, il sindaco di Giuliano, Francesco Mastromauro. E stavamo parlando di un argomento di strettissima attualità, partiamo direttamente da quello, perché poi il sindaco Mastromauro è uno che ci mette l'anima sulle cose. E sulla Teramo Mare, la ventilata ipotesi del pedaggio sulla Teramo Mare, è intervenuto ieri anche il sindaco Mastromauro, anche se a scanso di equivoci il presidente della regione Abruzzo, D'Alfonso, ai nostri microfoni, anzi a telefono, raggiunto da noi ieri mattina telefonicamente, ha scongiurato categoricamente questa ipotesi parlando di notizie infondate e false. Ha fatto anche noi il paragone con i ceci di Navelli, ha detto i ceci di Navelli si mangiano a tavola e non si spacciano come notizie false. Però lei è intervenuto comunque con un comunicato, è intervenuto lei, è intervenuto il presidente della provincia, la notizia è stata diffusa dal consigliere regionale D'Ignazio, che ha detto siccome l'ANAS non la vuole terminare perché costa troppo si rischia di darla in mano ai privati e di pagare il pedaggio. Tanto buongiorno sindaco, buongiorno, volevo fare buongiorno questo a perché tutti. Noi siamo entrati proprio mentre ancora discutevamo della questione. Buongiorno a tutti, Dorotea. Ieri ho letto da un quotidiano, Il Messaggero, cronaca di Teramo, un articolo che mi ha fatto sobbalzare. Diciamo infatti, che Giorgio D'Ignazio, per completezza di informazione, l'intervista l'ha rilasciata a Teleponte, dunque siamo stati noi sapevo, prima a diffondere, adesso, la al di là adesso di, sì, della, comunque è stata del mezzo di informazione, è stata allarmante, però vorrei precisare la notizia alcune per questioni. Molti, sì. Ieri c'era un articolo, ripeto, su Il Messaggero, che ha fatto sobbalzare molti, e me per primo, perché su questa vicenda che riguarda le infrastrutture nella provincia di Teramo, ci sono infrastrutture che attendono da troppo tempo la loro ultimazione. Una di queste è il quarto lotto della Teramo Mare, che è un'infrastruttura fondamentale per mettere in contatto la costa teramana, non solo con il tratto finale di questa superstrada, ma con il Tirreno, ma anche perché con Roma. Si chiama Teramo Mare e arriva a Mociano dove sì, il mare ma non il c'è. Problema non è questo, cioè, il se è problema, stata chiamata Teramo Mare deve arrivare Dorotea, mare, però, perché l'idea iniziale era quella. Però precisiamo una cosa, intanto aver amputato
questa arteria che collega il Tirreno con l'Adriatico. A Mociano fu una grave lacuna di tanti anni fa. In questi anni abbiamo lavorato, tanti amministratori, io in prima linea insieme ad altri, per colmare questo gap. Quando ieri ho letto di pedaggi o di dire vabbè, allora se non si può fare abbandoniamo questa idea e facciamo altro, ho preso carta e penna e ho scritto. Perché ho scritto? Perché evidentemente fare l'amministratore della cosa pubblica io ritengo che sia una cosa seria e le parole pesano nei confronti dei cittadini e dei territori. Siccome il 25 febbraio scorso nella mia città si tenne un convegno molto partecipato, c'erano quasi 300 persone, una sala gremitissima e senza più un posto, perché feci un convegno sulla situazione economica della provincia di Teramo e fra le altre io illustrai quelli che erano i punti del master plan Abruzzo per la provincia di Teramo. C'era come ospite il vicepresidente della regione Abruzzo, Giovanni Lolli, delegato peraltro questa materia, e fra le altre ci confermò gli 85 milioni di euro nel master plan per il quarto lotto della Teramo Mare. Vogliamo fare una cosa? La posso interrompere? No, perché sai che cosa le voglio far sentire? Se Pietro intanto... No, voglio... Scusi. Quando ha finito intanto comunico alla regia di prepararmi il pezzettino del servizio, Pietro, di ieri, nella parte in cui c'è la telefonata di D'Alfonso, ascoltiamo Dorotea, le parole non è anche punto. Di D'Alfonso. Però, Dorotea, forse non ha capito una cosa. Io non ho dubbi che si faccia. Il problema... E ringrazio D'Alfonso di essere intervenuto, perché già Lolli l'aveva detto, forse qualcuno non ascolta. Il problema non è questo, il problema è che altri politici della provincia di Teramo dicano altro. Non si può, per esempio, intanto... Mi scusi. Chi è che dice altro? A parte Vignazio scusi, che ha detto mi che scusi, c'è mi scusi. Il problema è che per realizzare le opere bisogna fare squadra. Nessuno può dire... Allora, immaginare il pedaggio, di cosa? La Teramo Mare si deve realizzare... E io invito tutti coloro che hanno responsabilità pubbliche a remare nella stessa direzione. Mi scusi, allora, ma lei fa riferimento a qualcuno in particolare? No, no, io faccio riferimento a tutti. Nessuno può adombrare una possibilità del genere. La Teramo Mare è previsto, sono previsti gli 85 milioni, si realizza. Non avevo dubbi che il governatore sarebbe intervenuto a scongiurare qualsiasi ipotesi, e lo ringrazio, così come aveva fatto il suo vice Lolli il 25 febbraio. Allora, o remiamo tutti nella stessa direzione e creiamo le condizioni per sviluppare ulteriormente questa provincia, perché dire che si può anche rinunciare al quarto lotto della Teramo Mare è una cosa grave. E io non la accetto, quindi o remiamo tutti nella stessa direzione o insieme a me ci sono altri di buona volontà che remeranno sempre in quella direzione. Va bene? Tutto qui. Io però quel pezzo della telefonata di D'Alfonso, la parte iniziale del servizio, gliela voglio far sentire, perché è stato categorico. Così. Ma non ho dubbi, non ho dubbi, perché me l'aveva detto anche a me, quindi non ci sono dubbi. Qualcuno. Perciò qualcun altro forse là ha dei dubbi, lì sarebbero nati da dei carteggi, diceva il consigliere, sì, però Dorotea, tra il presidente. Dorotea, posso dire una cosa? Una notizia basta. Di solito non si inventa, dunque il o problema, c'è stato un malinteso, Dorotea, qualcuno ha capito male. Io sono molto pragmatico. Bisogna risolvere i problemi del territorio. Si fanno troppe chiacchiere e c'è chi ha responsabilità di governo che dovrebbe restare sul punto. Se questa cosa non si fa, non si fanno gli interessi del territorio. Sentiamolo un attimo, D'Alfonso. Si tratta di una non notizia generata da un non fatto. Chi solleva queste questioni è perché vuole testimoniare la propria esistenza in vita. Io rendo certo che la Teramo Mare è finanziata, c'è la procedura che è stata recuperata, il progetto è stato validato da questa legislatura e presto il presidente dell'ANAS stabilisce la cantierabilità.
tutto il resto, si dice a Navelli, sono ceci. Che i ceci è bene mangiarli a tavola. Benissimo. E non distribuirli per notizie. Perfetto. Allora, questo D'Alfonso ieri a telefono. Ma io non avevo dubbi, è quello che ho sostenuto io. Quindi chi dice altro, farebbe bene a informarsi. Ha detto bene il presidente D'Alfonso, sono chiacchiere. Però allora, scusi, io non voglio mettere, perché lei ha fatto un discorso puntando l'attenzione su un aspetto che per esempio Giorgio D'Ignazio nella nostra intervista non ha detto, dunque evidentemente lei si riferisce a qualcun altro, quando dice chi sostiene che se non si può fare è meglio lasciarla perdere, ma chi lo ha detto? Dorotea, forse non ci siamo capiti. Allora, il presidente, il governatore della Regione Abruzzo è stato chiaro. Lo ringrazio, perché questa, ma mi sa perché? Perché questa è una battaglia che non è di oggi, sono anni, perciò io mi indigno di fronte a chi per anni non ha fatto, oggi c'è un governo regionale che sta facendo, e lo ringrazio, il vicepresidente Lolli il 25 febbraio l'aveva ribadito, D'Alfonso lo ha detto, bisogna rimare tutti nella stessa direzione. Se ci sono altre ipotesi, sono chiacchiere. Quindi lavoriamo tutti nella stessa direzione. Nessuno a me mi può dire che il quarto lotto della Teramo Mare non si fa, perché il quarto lotto della Teramo Mare è un'opportunità per tutta la costa teramana, che lo ricordo a me stesso, produce in termini di prodotto interno lordo, la economia turistica, il 15% dell'intera economia PIL della provincia di Teramo. Ecco, allora navighiamo tutti e remiamo tutti nella stessa direzione, come ha fatto il governatore della Regione Abruzzo, come fa il sindaco di Giulianova e come fanno tanti altri di buona volontà. Nessuno mi può dire, se non si può fare, si fanno altre cose. Però lei cose. Mi torna no. su questo aspetto, ma no. chi l'ha detto? Io non lo so. Non lo so, io dico, nessuno lo può, lo dire. Può dire, va okay. bene? Okay. Chiunque esso sia. Ok. Allora, altro argomento. Sa, io mi accaloro su queste cose, perché ci sono questioni sì. che riguardano la collettività e che non possono essere, come dice bene il governatore, oggetto di, allora, di chiacchiere. Questi sono i fatti. C'è chi per anni non ha fatto nulla per la Teramo Mare, se l'è dimenticata. Oggi c'è qualcuno che fa, io lo ringrazio. Bisogna restare sul punto, tutti nella stessa direzione. E non voglio tornarci più. Bene. Allora, i locali ASL... Si riapre il bando. Il distretto sanitario, che è ubicato attualmente nell'ex ospizio Marino a Giulianova, ci sono problemi strutturali, la ASL ha fatto un avviso pubblico per individuare locali più adeguati. Io ieri, dopo aver parlato già col manager della ASL nelle settimane scorse, ho chiesto che venga riaperto il bando stesso e quindi prorogato il termine, perché ritengo opportuno individuare locali che siano centrali nella città, di maggiore fruibilità per l'utenza, soprattutto per gli anziani che hanno problemi di deambulazione, che hanno problemi, che poi sono quelli che sono i fruitori in maggioranza di questo servizio, e che quindi si dia la possibilità di individuare dei locali, devono essere ampi, per accogliere questi servizi così importanti, perché riguardano l'offerta alla utenza per tanti servizi che gravitano nel settore sanitario. Sindaco, quindi aspetto che il manager, spero che voglia accogliere questa richiesta, non ho dubbi, perché mi ha manifestato questa intenzione. Questa volontà. Volevo parlare una notizia di stretta attualità, però prima la questione della caserma dei Carabinieri, perché lei è tornato anche con un comunicato a ribadire che allora, è tutto a posto, sa che, per sa la che caserma. C'è? In questi anni, vede, poi quando si giunge a una soluzione dei problemi, io sono contento. Sono contento perché vuol dire che la politica a volte riesce a risolvere i problemi. Per esempio, quello dello stabile, dell'immobile, sede della Compagnia dei Carabinieri di Giulianova, che poi è la compagnia che serve una città-territorio ampissima, che arriva prima a Bisenti, che arriva fino a Pineto, insomma, grande, che abbraccia tutti i territori, Roseto, Pineto, fino a Bisenti. Questo è un problema che si trascina da almeno 20 anni, e oggi si trova la luce, sa che percorso abbiamo fatto. Io ho indetto persino un forum popolare per individuare
il sito e oggi, il 4 di aprile prossimo, nella sede della Regione Abruzzo a Pescara, sede della Giunta in Viale Bovio, si terrà un incontro per la sottoscrizione dell'intesa interistituzionale. Di questo ringrazio il Governatore, come ho già fatto sulla stampa, fra il Governo regionale, il Provveditorato alle Opere Pubbliche, i vertici dell'Arma con il generale Sinimarco, il sindaco di Giulianova e anche con i sindaci di Loreto Aprutino e di Manoppello, che dovranno realizzare due sedi di stazione. E questa è una bella cosa, peraltro. Scusi, il governo regionale. Perché il messaggio parla proprio di questo. Carissimo sindaco, buongiorno, alla fine sei riuscito dove tutti hanno fallito. Mi riferisco alla caserma dei carabinieri, fanno sempre gli altri le chiacchiere e tu i fatti. No, io ringrazio il telespettatore, non è questo. Io ritengo che un pubblico amministratore con tutte le difficoltà debba tenacemente perseguire un risultato. Certo, da solo non avrei fatto nulla. E perciò dico, ci vuole un gioco di squadra. E in questo ringrazio il governatore della regione Abruzzo, perché questi sono fatti tangibili. Egli ha raccolto l'invito, io devo ringraziare tutti quelli che l'hanno consentito. Il 4 aprile è una bella giornata, perché si firmerà questa intesa, ma Dorotea sarà operativa, perché poi ci saranno le risorse che ci consentiranno di realizzare finalmente dove? Su un terreno di proprietà comunale, proprio nel quartiere Annunziata, vicino alla palazzina che già c'è degli alloggi dei carabinieri, per dare una nuova luce alla presenza delle forze dell'ordine e quindi della compagnia dei carabinieri che espletano un ruolo fondamentale nella tutela, allora, della nostra sicurezza. Leggo l'altro messaggio. Sindaco, vuole dirci come è finita la scommessa proposta da Falconi sul suo blog, i due punti sul caso di Laura Ciafardoni? Grazie Carlo. Beh, il caso di Laura Ciafardoni, forse si riferisce a che cosa? Al fatto della... Ah, ho capito, ricordo, ci fu una questione relativa ai finanziamenti, peraltro ai benefici che io nel 2012 volli per il centro storico, alcuni benefici. Tutto nasce dal rilancio del centro storico. Ecco, questa è una materia che mi piace molto. Ringrazio il telespettatore centro che mi ha lanciato. Il centro del paese, vero? Ma sì, il centro della città rinascimentale di Giulianova. Giulianova ha una origine romana, come sanno tutti. Nel secondo secolo avanti Cristo era Castrum Novum, il porto di Roma sull'Adriatico. Poi, in epoca medievale, era Castel San Flaviano, sempre alle foci del Tordino. Poi fu quasi rasa al suolo dopo tante battaglie fra aragonesi e angioini e in una data che viene collocata nel 1460, l'ultima battaglia il 27 luglio del 1460, rasa quasi al suolo, gli ultimi fuochi che rimasero, le ultime famiglie, vennero aggredite dalla malaria e lì all'epoca c'era il duca Giulio Antonio Acquaviva, che era il signorotto di Castel San Flaviano e di Atri e che ottenne dal re Ferdinando di Napoli, delle Due Sicilie, un decreto che lo autorizzò a ricostruire la città e lui la ricostruì dal nulla, nella porzione, nella città rinascimentale, conferendo un incarico all'architetto Di Giorgio Martini, realizzandola attorno a dei torioni. Ad aprile ci sarà una bella iniziativa con il professor Bevilacqua, che è ordinario di urbanistica all'Università di Firenze, che bontà sua l'ha descritta come una delle città ideali del Rinascimento. Il centro storico, ma era importante, il centro storico, quindi il centro rinascimentale, che poi è naturalmente collegato alla spiaggia, è uno dei pochi che non ha bisogno di raggiungerlo, per raggiungerlo di fare chilometri, come sai, era per decenni stato un po' abbandonato. Tutti gli amministratori si erano ripromessi di rilanciarlo, però era rimasto lettera morta. Nel 2009 io dissi, bene, bisogna farlo concretamente. È stato riqualificato con opere pubbliche, perché è stato rifatto completamente dal Municipio Bis alla Sala Bozzi, Piazza Bozzi, Corso Garibaldi e tutto. Però bisognava anche creare le condizioni affinché ci fossero nuove iniziative. Io feci una no tax praticamente, consentendo a chi voleva, soprattutto i giovani, aprire nuove iniziative, nuove attività, non pagare le tasse o avere un abbattimento. Oggi, a distanza di 6 anni,
con numeri alla mano, sono nate 17 nuove attività. La città alta è un brulicare di nuove attività, soprattutto di notte, di giorno un po' di meno. E poi nel 2012 cosa fece? Siccome i lavori avevano ritardato, insomma danneggiato, diciamo così, quelle attività, perché c'erano stati dei ritardi, feci un bando, 120.000 euro per quelle attività che dovevano essere risarcite e per quelle che avevano fatte dei lavori. Fra chi aveva beneficiato di questa opportunità c'era l'attuale consigliera Laura Ciafartoni, all'epoca consigliera, che aveva fatto una, che aveva fatto anche ella un'istanza per 2.000 euro. La Ciafartoni ha detto non è vero, poi io ho dimostrato carte alle mano che era vero, che aveva presentato questa domanda, che aveva ottenuto 2.000 euro. Poi era stata invitata dagli uffici a presentare la documentazione che attestava che quei lavori lei li avesse sempre fatti, lei quella documentazione non l'ha mai presentata e quindi quei 2.000 euro sono rimasti lì e lei non li ha ritirati. Tutto qui. Quindi la scommessa l'ho vinta io naturalmente. Leggo assurde proposte, molto populiste sui vigilantes a Giulianova, meglio il posto di polizia richiesto dal sindaco. Ma sono completamente d'accordo. Come peraltro dice la normativa e come dice il buonsenso, la sicurezza è un compito delle forze dell'ordine che pur con la penuria di personale cercano di fare del loro meglio, io di questo li ringrazio. Chi parla di ronde, di vigilantes, dico intanto non rappresenta una situazione che fortunatamente nella nostra città non è tranquilla. Questo allarme, insomma, I dati dicono che, insomma, al di là di alcuni reati predatori, come diciamo noi giuristi, che riguardano piccoli furti, piccole cose, non c'è nulla, fortunatamente, mai un omicidio, mai una rapina. Insomma, io direi di stare un po' più tranquilli. Se si fanno proposte populiste, io ritengo che non si esercita al meglio il ruolo di amministratore. Buongiorno sindaco, sono proprietaria di un'alloggia a Giulianova di 26 metri quadri. L'abitazione è agibile solo nella stagione estiva, sia per la sua conformazione che per la mancanza di un impianto di riscaldamento. Il comune mi ha chiesto una Tari annuale di 240 euro. Come può aiutarmi a pagare una tassa congrua? Oppure devo chiedere aiuto a Mi Manda Rai 3? Ma guardi, intanto la vicenda io gliela posso inquadrare, non come sindaco, ma come avvocato. Come avvocato. Le dico che per non pagare la Tari in tutto il territorio nazionale bisogna dimostrare che l'alloggio non è fruibile. La signora mi sta dicendo che d'estate è lei dice che è fruibile solo d'estate per mancanza, Pietro, possiamo rimandare per... Sì, sì, l'ho letto. Insomma, d'inverno credo non ci sia. Però Dorotea, il principio qual è? Poi magari se si rivolge agli uffici sarà, ma anche quelli di Teramo è la stessa cosa. Vale per la tutto questione il qual è? È un punto di rimente, io l'ho affrontata anche per un cliente a studio alcuni anni fa. La questione di rimente cosa dice la normativa e la giurisprudenza? Che per dimostrare che quell'alloggio non è fruibile non devono essere allacciate le utenze, non solo il riscaldamento, l'Enel, cioè quindi l'energia elettrica, l'acqua, cioè tu devi dimostrare che quell'alloggio è vero che è di mia proprietà, ma è disabitato e non può essere abitato. Capisci bene, Dorotea, neanche che altrimenti... mesi d'estate comunque. Beh, certo, e questo 15... lo dice la normativa, non lo diciamo, altrimenti non lo dicono gli uffici. Pagare al pari di chi ci abita. E non lo decide certo il sindaco questo, né il sindaco di Teramo, né di Roseto, né di Giulianova. Sindaco, mi fa piacere che abbia preso posizione contro il pedaggio della Teramo Mare, ma come si fa solo a pensare che si possa gravare ancora sui cittadini e pendolari che tutti i giorni la usano per lavorare e che già sostengono alti costi per il carburante? Allora, ho già risposto, io dico al cittadino, fa bene e vergognoso solo pensarlo, e perciò dicevo facciamo squadra, tutti noi cittadini, non io faccio il sindaco pro tempore, nessuno allora può pensare di mettere una nuova tariffa su un tratto della, che invece è un'arteria fondamentale per chi ci lavora, perché io la mattina ha svoltato il collegamento, cioè Teramo Giulianova è una città lineare, diciamo, no? Allora, perché è tutto un territorio, sindaco, quindi, no. Da quando sei diventato primo cittadino a Giulianova ci sono stati tanti fallimenti, come il ponte in legno sul Tordino, questo torna tutto marcio, il campo castrum non terminato, il cavo
il covo, scusate, degli spacciatori è molto piccolo, questo messaggio, nella zona annunziata che aumenta e le autorità non intervengono e tante altre cose. Il sindaco non deve citare le cose che fa solo positive, deve citare anche le cose negative, lo dice Antonio da Giulianova. Posso rispondere a Antonio? Certo, intanto lo saluto, evidentemente Antonio non è informato. Primo, il campo Castrum, che era 40 anni che era un letamaio, lo stiamo ultimando, Antonio, forse le mando le foto, se vuole ci prendiamo un caffè, andiamo a vederlo, stiamo facendo un gioiellino, il campo di calcio Castrum, abbiamo investito 1 milione di euro, a giorni viene messo a dimora l'erba sintetica di ultima generazione, è un campo di calcio che io ho voluto a norma regolamentare, abbiamo già in nulla osta di CONI e FCG, un attimo, scusi, è un campo che avrà recinzione, tribuna, spogliatoi nuovi, un vero gioiello, dopo che per 40 anni era un campo di patate. Quindi Antonio forse, non so, ha visto un altro film. Per quanto Ponte riguarda la zona annunziata, prima di giugno è finito, si sta Ponte finendo. In legno, sì. Per quanto riguarda il ponte in legno, anche qui Antonio non è informato bene. Ho fatto una lettera alla provincia perché il ponte in legno, se si riferisce a quello verso Roseto, ma anche verso Tortoreto, per metà, e dico, sta sulla città di Giuliano, per metà Roseto, ma la manutenzione è a carico della provincia di Teramo, che è stata sollecitata più volte, perché quella è un'opera che ha fatto la provincia di Teramo, a intervenire. Noi, per quanto ci riguarda, facciamo quello che possiamo, ma quella è un'opera di manutenzione. Poi un'altra cosa, sul quartiere Annunziata. Antonio, non so, forse lei vive fuori, non conosce la città di Giulianova, le voglio solo dire che in questi 7 anni, quasi 7 anni, ho tolto a chi non aveva diritto 27 alloggi, anche a chi, alcuni, Dorotea lo sa perché l'hanno seguito, in quegli alloggi popolari aveva spacciato droga. Io ci ho messo la faccia, cosa che non aveva fatto mai nessuno, ho tolto con ordinanze che sono state impugnate, alla fine ho avuto ragione, 27 appartamenti a chi non aveva diritto, a chi delinqueva in quegli appartamenti, e con la penuria di alloggi popolari li ho dati a famiglie che non hanno nulla, famiglie che meritano veramente. Quindi Antonio, con tutti i limiti e le insufficienze, mi scuso se non riesco a fare tutto, ma le tre cose che lei ha citato non sono fallimenti, ma anzi, quella del ponte ciclabile sul Tortino, sono d'accordo con lei, si deve risolvere. Le altre due, non so chi le ha date queste notizie, anni. Ma non so, sono completamente false, anzi è il contrario. È 20 anni che cercate di fare squadra, datevi una mossa, la colpa è sempre degli altri purtroppo. O sindaco più conciso, risposte brevi, grazie. Ha ragione, la invitano alla sintesi. Ha ragione il telespettatore e la ringrazio, si deve fare squadra, lo ribadisco, e poi se qualcuno non la fa sbaglia. Buongiorno a voi, volevo chiedere se i controlli sulle strutture delle scuole, parlo di edifici, vengano mai eseguiti. Mi riferisco al plesso Vivo Bellocchio e De Amicis in particolare, grazie, gli edifici scolastici. Sì, come no, certo, abbiamo fatto, negli ultimi anni abbiamo investito quasi 3 milioni di euro, abbiamo rifatto la Don Milani completamente, abbiamo rifatto la scuola di via di fronte all'Annunziata completamente. Quella della De Amicis, i lavori inizieranno alla fine di alla fine delle elezioni quest'anno, anche lì abbiamo investito tanti soldi e su Vivo Bellocchio stiamo facendo anche lì accertamenti, quindi sugli impianti e sugli edifici scolastici abbiamo fatto tanto e dobbiamo continuare. Sindaco, con la De Amicis. Leggo questo messaggio se ci riesco, francamente, certo. Perché è davvero scritto molto piccolo. Caro sindaco, in via Terracini, nella zona Annunziata, abita uno spacciatore che spaccia dentro la sua casa popolare a pieno ritmo, a qualsiasi orario, sostiene chi scrive questo messaggio ovviamente. I carabinieri 3 volte gli hanno fatto la perquisizione a casa e l'hanno trovato pieno di droga. Lo hanno arrestato 3 volte e dopo qualche mese è tornato fuori e poi ha ricominciato a spacciare. Ad altri gli ha tolto la casa per spaccio di droga. I carabinieri sono al corrente di queste cose, qua abitano tanti bambini, ma quando intervieni, allora, scusa, posso rispondere perché è importante, intanto sì. La saluto, intanto guardi, il sindaco non fa né il giudice né il carabiniere,
il sindaco può intervenire, come ha fatto, quando c'è una sentenza passata in giudicato, vuol dire che quando una sentenza non è più impugnabile e revocabile, l'ho fatto. Per quanto riguarda questi spacciatori, lei farebbe bene a denunciare il tutto alle forze dell'ordine, oppure, se vuole, facendomi anche anonimamente a me una segnalazione, io la riferirò alla Procura della Repubblica e ai Carabinieri. Così si fa in uno Stato di diritto. Allora, noi sindaco ci dobbiamo salutare. Il tempo è volato. È sempre un piacere, Dorotea. Piacere nostro ospitarla, soprattutto grazie per le risposte che dà. Ecco, noi la mettiamo in contatto diretto con i cittadini che continuano a scrivere. Come dobbiamo fare per portare Mastro Mauro a Teramo? Questo è un bravo sindaco, lo dice Carlo. Troppo buono, Carlo. Mastro Mauro a Teramo ci viene per lavoro tutti i giorni. E comunque, Carlo, mille difetti. Io cerco di fare del mio meglio. Se sbaglio, chiedo scusa. Uno gliel'hanno già trovato, sindaco, sì, che dà risposte troppo lunghe ai messaggi. No, ha ragione. Però c'era la questione della Teramo Mare, mi scuso se mi sono un po', non sono stato succinto, per usare un eufemismo. Buongiorno Dorotea, buongiorno a lei, sono Riccardo, ti faccio questo sms per ricordarti che il sindaco, quella famosa risposta che mi doveva dare da tanto tempo, ancora non riesce a farmela dare. Dorotea, ringrazio te. Scusa Dorotea, possiamo fare una cosa? Siccome facciamo, io non riesco a capire, invita Riccardo una mattina qui fuori sa, ci parlo, così vediamo di che si tratta, perché così, io sono abituato a dare. Allora facciamo così, che lo la inviti quando è le 8:30 a venire. Benissimo. Ci parliamo, ci prendiamo un caffè, parlo, così cerco di capire di che cosa allora, si tratta. Allora, caro Riccardo, l'invito c'è, Teleponte si trova in via Gammarana. Io sono a disposizione. Se lei tra 15 giorni dopo Pasqua, così, il venerdì, il sindaco alle 8 è qui puntuale, alle 8:30 finiamo, 8:30, 8:40. E così con Riccardo parlo e vediamo di che si tratta, perché io non riesco a capire. L'invito è stato fatto direttamente, è una cosa personale, non è il caso. E io sono sempre a disposizione. A posto, Riccardo, l'invito è ufficiale. Tra 15 giorni lei viene qui in redazione a Teleponte e parla direttamente col sindaco dopo la buona giornata. Credo che ci possiamo salutare qui, sindaco. Grazie. Noi ci vediamo dopo Pasqua. Auguri. Sicuramente, buona Pasqua a tutti, buona serena Pasqua, sperando che sia una serena Pasqua per tutti. Ce lo auguriamo davvero. Grazie sindaco, grazie, buona giornata. Grazie anche a voi per l'attenzione. Prima di tutto torna domani mattina con Rino Orsatti e Francesco Marcozzi. Arrivederci.